presso il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York c'è una scultura metallica intitolata «Il bene sconfigge il male», raffigurante San Giorgio che trafigge un drago con la sua lancia. Fu donata dall'URSS nel 1990 per celebrare il trattato INF stipulato con gli USA nel 1987, che eliminava i missili nucleari a gittata corta e intermedia, ossia tra 500 e 5500 km, con base a terra. Il corpo del drago è infatti realizzato simbolicamente con pezzi di missili balistici statunitensi Pershing 2, prima schierati in Germania occidentale, e SS-20 sovietici, prima schierati in URSS. Ora però il drago nucleare, che nella scultura è raffigurato agonizzante, sta tornando in vita. Grazie anche all'Italia e agli altri paesi dell'Unione Europea che all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite hanno votato contro la risoluzione presentata dalla Russia sulla preservazione e osservanza del trattato INF, respinta con 46 voti contro 43 e 78 astensioni. L'Unione Europea, di cui 21 dei 27 membri fanno parte della NATO, come ne fa parte la Gran Bretagna in uscita dalla UE, si è così totalmente uniformata alla posizione della NATO e a sua volta si è totalmente uniformata a quella degli Stati Uniti. Prima l'amministrazione Obama, quindi l'amministrazione Trump, hanno accusato la Russia, senza alcuna prova, di aver sperimentato un missile della categoria proibita. Annunciato l'intenzione di ritirarsi dal trattato INF. Hanno contemporaneamente avviato un programma mirante a installare di nuovo in Europa contro la Russia missili nucleari che sarebbero schierati anche nella regione Asia-Pacifico contro la Cina. Il rappresentante russo all'ONU ha avvertito che ciò costituisce l'inizio di una corsa agli armamenti a tutti gli effetti. In altre parole, ha avvertito che se gli USA installassero di nuovo in Europa missili nucleari puntati sulla Russia, come erano anche i Cruise schierati a Comiso negli anni Ottanta, la Russia installerebbe di nuovo sul proprio territorio missili analoghi puntati su obiettivi in Europa, ma non in grado di raggiungere gli Stati Uniti.
ignorando tutto questo, il rappresentante della UE all'ONU ha accusato la Russia di minare il trattato INF e ha annunciato il voto contrario di tutti i paesi dell'Unione perché la risoluzione presentata dalla Russia devia dalla questione che si sta discutendo. Nella sostanza, quindi, l'Unione Europea ha dato luce verde alla possibile installazione di nuovi missili nucleari USA in Europa, Italia compresa. Su una questione di tale importanza, il governo Conte, rinunciando come i precedenti a esercitare la sovranità nazionale, si è accodato alla UE, che a sua volta si è accodata alla NATO sotto comando USA. E dall'intero arco politico non si è levata una voce per richiedere che fosse il Parlamento a decidere come votare all'ONU. Né in Parlamento si leva alcuna voce per richiedere che l'Italia osservi il trattato di non proliferazione, imponendo agli USA di rimuovere dal nostro territorio nazionale le bombe nucleari B-61 e di non installarvi, a partire dalla prima metà del 2020, le nuove e ancora più pericolose B-61-12. Viene così di nuovo violato il fondamentale principio costituzionale che la sovranità appartiene al popolo. E poiché l'apparato politico mediatico tiene gli italiani volutamente all'oscuro su tali questioni di vitale importanza, viene violato il diritto all'informazione, nel senso non solo di libertà di informare, ma di diritto ad essere informati. O si fa ora, o domani non ci sarà tempo per decidere. Un missile balistico a raggio intermedio, per raggiungere e distruggere l'obiettivo con la sua testata nucleare, impiega 6-11 minuti.